parto e le chiedo, mi verrebbe da chiederle quali sono i registi con cui si è trovata meglio a lavorare, registi e anche partner magari. Well, ho sempre adorato di lavorare con Riccardo Freda, perché era un uomo pieno di emozioni, di rabbia, di passione, impulsivo, tutto con un'energia urgente. Io sentivo molto contatto con lui. Lui era molto italiano, era proprio come un'opera a se stesso. Questo mi è piaciuto molto. Potevamo sing this film. And of course, everybody loved to work with Federico Fellini, who was the greatest magician of them all, the man in the top hat with the golden whip. Non so, sto parlando in inglese, scusa. No. Lei non so. No, she's got to. Okay, and who with his intuition and his incredible imagination and generosity of talent, like, pulled us all in like a great spell. Era un momento così bello, questo tempo in Roma, tutto creativo con tutti gli artisti, tutti gli scrittori, tutti wonderful film directors. Era, io pensavo che la vita sarà sempre così, che sbaglio. Semplicemente aggiunto che era, lavorando con Freda era come cantare il film, mentre invece lavorare per Fellini è stata l'esperienza che ha amato principalmente, di più di tutte, perché Fellini era come un mago che con il suo cilindro e la frusta dorata riusciva a far vivere a tutti, grazie al suo immenso intuito e alla sua grandissima immaginazione e il suo generoso talento, un vero e proprio incantesimo. Poi ha parlato dell'esperienza a Roma, di quanto fosse un momento magico dove si viveva con tantissimi cineasti e registi, un momento meraviglioso dove si illudeva che la vita sarebbe stata sempre quella, ma non è così. Ma mi piacerebbe sapere, perché non è mai molto chiaro, come è arrivata a Roma? Perché, come tutti sapete, Barbara Steele nasce in Inghilterra, le fanno fare alcune commedie, ha lavorato soprattutto in commedie, piccole parti, in Inghilterra, e a un certo punto arriva a Roma, dove Bava le dà questa parte, doppia parte, magnifica. Come le è venuto in mente ad andare a Roma? I was in university, I had a little stall on a flea market. Come si dice flea market? Mercato delle merci. Sì, in the weekends, somebody came and took some photographs which were published in Life magazine, che era un giornale molto importante in quell'epoca. Tutti con i grandi fotografi. E Bava ha visto questi 5 foto e mi ha telefonato. Io sono arrivata a Roma così e lui mi ha dato questo film senza incontrarmi. Quindi proprio chiamata da Bava? Sì, sì. Di queste foto dove io vendi gli oggetti di miei parenti. Portobello Road, it was called. Bello. Quindi praticamente lei frequentava l'università a Londra e aveva una bancarella al mercatino delle Pulci a Portobello Road, e un giorno un signore, un fotografo, le ha scattato delle foto, 5 fotografie che poi sono state pubblicate da Life Magazine. A quel punto Bava le vede, mi telefona e senza nemmeno incontrarmi mi assegna la parte nel film. E La maschera del demonio è stato anche il primo horror, non aveva mai fatto horror prima, credo. No, e non ne ho mai vista. Abbiamo tutti grown up con la guerra mondiale, questo è il vero horror. Certo.
Vabbè, non c'è bisogno di traduzione, abbiamo capito tutti. Ma tu sapevi, andando a Roma, Chiamata da Bava, che sarebbe stato un horror film? No, no, assolutamente no. Io sono tanto contento di trovarmi in questa città di cui ho sognato molto. Roma è un mitico biblico dentro la mente delle gente che non ci sono state in Europa, con, when you study Latin, eccetera, eccetera. Allora, per me, they could have said, hey, you know, come and bake cakes, come to Rome. I say, yes, thank you. So it was a revelation to me, Rome, because in quell'epoca, totally genti erano, it was economically on an upscale, and everybody was very optimistic, the people were very connected, very open-hearted, very generous, and very creative, everywhere, everywhere. So, it was just perfect. L'idea di venire a Roma, la città appunto legata al latino che avevo studiato a scuola, e se anche mi avessero chiamato per dire vieni a Roma a cucinare, a sfornare torte, io avrei detto sì, vengo a fare anche quello. E quando sono arrivata a Roma è stata una vera e propria rivelazione, poiché mi trovavo in una città che viveva un momento magico, il momento del boom economico di quegli anni, quindi un ottimismo che pervadeva tutto quanto, anche i rapporti tra le persone erano tinti dall'altruismo, dalla generosità, erano tutti davvero molto creativi, quindi un momento perfetto. Sì, in fact, it actually for me it was like the womb of the world. Per me era come il grembo del mondo. C'è qualche domanda? Beh, vieni a pigliare, dategli un microfono. Lì. Visto che c'è la sua immagine appunto su tutti i manifesti del TFF, mi chiedevo se lei ha un ricordo particolare di quella foto, di quel momento in cui è stata scattata, o comunque di quel periodo, se è un'immagine magari a cui è particolarmente affezionata anche lei, insomma. Grazie. Ah, No, I don't remember that picture being taken. The other, l'altra parte del mio viso è distrutto in questa scena, in questo film. So i capelli covers half. Ma è un metafora di tutti i ruoli di orrori che io ho fatto, che dove io ho sempre fatto un doppio personaggio, un personaggio che è molto boioso, dark, e l'altro che è molto semplice, virginale, corretto. Allora c'era sempre questo conflitto che è la drama. No, non ricordo neanche quando è stata scattata quella foto, ma appunto i capelli coprono l'altra metà del mio viso che era distrutta, ed è un po' una metafora questa fotografia, perché rappresenta i miei ruoli horror, dove da una parte interpreto dei personaggi molto oscuri, bui, e dall'altra il personaggio doppio è invece una ragazza semplice, virginale. Il film è Amanti d'Oltretomba di Mario Caiano ed è del 65, quindi al centro proprio della sua. Sì. Ma cosa ti piace di più, la parte virginale di Damigella in pericolo o la parte demoniaca? No, sempre le parti più difficili, più faustonian, sempre le parti più nere. Beh, quelle sono le parti con l'agonia, la drama, l'energia, la parte delle vergini che canta nella montagna non mi interessa per niente. Ma eri già familiare con l'horror
prima di arrivare come spettatrice con l'horror, magari Hammer, o con la letteratura gotica anche, con i romanzi, non so. No, did you like them? I am not an academic. Not academic, just a reader. Well, I am not really. Ho sposato un hombre con il cognome di Poe. Ho figli con il cognome di Poe. Ah, e io ero Barbara Poe per alcuni anni. Questa era. Però è chi? Ok, sorry. Ok. Lì. Buongiorno. No, the... No, ma non hai finito forse di fare. Prova quell'altro. Oh, thank you. Sì, dicevo appunto degli incontri detestabili dei registi con cui ha lavorato veramente male e rimpiange di aver fatto quei film, se c'è stato qualcosa di questo tipo nella sua carriera. No, in Italia no. In America ho fatto un series con un regista che era molto stretto, che gli interessa più il framing che gli attori, e questo non andava bene. Mezzo il cast era in piangevi, anche gli uomini. Allora, come il terzo settimana, io dici... Io ero la prima persona in cui io dissi goodbye, non torno, tu vedi, questo per la Paramount. Era il momento più meraviglioso della mia carriera, dicendo goodbye, not coming back, fai this serious senza di me. E loro sono diventati crazy. Altre domande? Buongiorno, le volevo fare una domanda. Più avanti nella carriera lei ha lavorato con due promesse dell'horror d'oltre Alpe, David Cronenberg e Joe Dante. Cosa ci può dire, ricordi di questi due film e dei due registi? Grazie. Ok, parlo inglese, ok. Provo in italiano. Ok, ho incontrato... non stavo lavorando per niente, non ho avuto mai un agente quando vivevo agli Stati Uniti. Ho diventato un produttrice per pagare la renta. Però un giorno stavo camminando su un caia e è venuto questo enorme automobile tutto blu e argento, tutta una cosa degli anni 50, e c'era questo senza un roof. E c'era dentro questo uomo with a big sorriso, dice Barbara, Barbara, and I look and he says, oh, come here, e dice, oh, io sono Jonathan Demme. Ma Jonathan Demme non era Jonathan Demme in questo momento, era un uomo dentro un automobile fantastico. Dice, no, io comincio un film in due giorni, ma chiedo che tu lo faccia con me, per favore farlo con me. Let's have a glass of wine and you say yes. So I said thank you, yes. And David Cronenberg arrivato, anche David Cronenberg non era David Cronenberg in quell'epoca, era molto timido, molto very sharp, very nice. È venuto, io avevo un piccolo casa sul mare e lui è venuto da me in mezzo di un enorme storm, come si dice storm? Temporale. Un enorme, io penso questo uomo non arriverà. È arrivato questo piccolo uomo con un enorme cosa di fiori marigold, color naranja, contrasto questo temporale tutto grigio, feroce, favoloso. È arrivato così, prima i fiori e poi l'uomo.
E lui mi ha chiesto se io potevo fare questo film, il suo film, I liked him a lot, and I said, thank you, okay. Questo, siamo tutti andati in Canada per fare questo. Vorrei tornare indietro un attimo per prima di arrivare alla fase della quale abbiamo cominciato a parlare, tanto è una cosa che ci chiediamo tutti, come è arrivato l'incontro con Fellini, come è successo? Well, the whole world could see Fellini. Fellini, tutto il mondo poteva andare da Fellini, tutto il mondo. The milkman, you know, the nun, the hooker, the absolutely everybody sits there and waits to see Fellini, and I was one of those people. Io avevo un'intuizione after I saw, come si chiama questo film con Anthony Quinn, di Fellini? La Strada. Sì, io ho visto a Londra La Strada, questo mi è incantato, della sua melanconia e anima e bellezza e Giulietta, una cosa così sublime. E Anthony Quinn aveva una forza fantastica e la musica. E io, in questo momento io dicevo, oh, io chiedo... Lavoro con questo uomo, questo è proprio un film di anima. E sono andato a Roma, e come tutto il mondo, sono stato su una sedia, aspettato a vedere Fellini, mi ha fatto molte questioni, nada di lavoro, tutto di quali cose ho mangiato la notte prima. Si era innamorato di chi e perché, ma com'è possibile, e eccetera, eccetera. E poi mi è mandata subito a costume fittings. Alla prova costumi. Con Piero Garradi, che era un uomo sublimo. Domande? Com'è accaduto poi che è andata in America? Come? Come mai sei andata in America dopo tutto perché questo lavoro grande? Perché abbiamo casato questo uomo con il nome di Poe. Ah, ok, per amore. Un scrittore, sì. È stato un sbaglio spaventoso. E poi ho rimasto lì per il lavoro, perché mio sposo si morì quando mia bambina era molto giovane. Allora io ero un solo uomo, un immigrante, reluctant dentro un paese in cui non era incantato. Ho detto, io non sono bionda, non sono giovane, non sarò mai un'attrice in questo paese, devi essere un produttore. So, ho fatto la produttrice. Okay. E poi sono arrivati gli autori del New Horror a chiamarti, Cronenberg, sì. E Joe Dante. Sì. Dici sì. Cosa di Joe Dante? Well, Joe Dante ha fatto questo film, era come uno scherzo. Joe Dante è delizioso. Io ho fatto un film 5 anni fa dove Joe Dante faceva una parte dentro come attore. Uh-huh. Sì, e Joe Dante, questo era un film senza soldi, tutti a Texas, non abbiamo sufficiente denaro per pagare gli extras. Abbiamo fatto un auction, asta. Un'asta all'ultimo dia, vendendo le cose per pagare le extras, perché eravamo proprio così. Ma he's a very nice guy. I love Joe Dante. Lui era della scuola Corman, ha imparato da Corman a fare sì, i film. Sì, è vero. Corman era fantastic, and I don't know why I didn't ask Corman if I could direct a film. Che stupida! Io sto stupida! Sono stata stupida a non chiedere a Corman di dirigere un film. Sì. Sì.
Sì, probabilmente te l'avrebbe fatto dirigere, credo. Sì, forse che cosa? Durante 3 anni, funziona ancora? Forse lo domando next week. non lo so se produce ancora, però io non ti avevo chiesto niente di Corman perché ne abbiamo parlato nelle presentazioni, però forse un qualcosa su come hai lavorato con Corman. Che allora, tanto come per... ha visto Black Sunday di sicuro, per questo esatto. Mi era, sì. Perché Corman la chiama, allora Barbara Steele interpreta La maschera del demonio con Mario Bava nel 60, a questo punto subito dopo non rimane in Italia, va in America per fare Il pozzo il pendolo con Corman. Tutto prego. Fatto in una settimana. Vabbè, che no, corbanianamente abituale. Sì, sì. Very clever, very frugal. We had to wash out our paper cups. Ah, yes. Sì. Si dovevano lavare con l'acqua dei bicchierini di carta. Tutto molto frugale. E come ti sei trovata con lui nel rapporto con Corman? Lui è come un uomo del 19th century, un uomo molto civile, molto, molto sotto... very quiet, very correct. He's a great guy, Corman. He's a lot like Mario Bava. They are both very polite. They were both very very correct. The exact opposite of somebody like Riccardo Fredo or Margherita or even Fellini, who's very è una persona che ha l'aspetto di un uomo di un tempo, del XIX secolo, estremamente educato, corretto, silenzioso, onesto, e condivideva tante di queste qualità con Bava, che altrimenti che anche lui era molto corretto, molto gentile, a differenza invece di Freda, Margheriti e Fellini. E però a me Corman l'ho conosciuto anni fa, ha sempre dato l'impressione di un candidato presidenziale, un candidato presidente, il contrario dei suoi figli sostanzialmente. Però appunto sono tutti inappuntabili all'esterno, molto sì, manageriali, sì, però sì. Hanno evidentemente un sì, universo. Questo è fantastico. Lui e Bava. Sì. Ma guarda, look at all the... how do you call them? These assassins that do multiple assassins. Serial killers. Look at serial killers. And they take photos of... they're always perfect. You look at a photo of a serial killer and they never look like Rasputin. No. They always look like perfect boys. Sono un serial killer. Prego. Sì, appunto, se guardiamo le fotografie che ritraggono gli assassini seriali, ebbene, non hanno mai l'aspetto di un Rasputin, anzi, al contrario, sono sempre inappuntabili, sono sempre precisi, belli, carini, sorridenti, quindi perfetti. Jeffrey Dahmer, un famoso serial killer in America, sì. mi ha mandato a request from prison, I have the envelope and everything, for a photograph, a signed photograph from Black Sunday. A signed photograph? From Black Sunday. E questo assassino seriale gli ha mandato una richiesta dalla prigione dicendo per favore mandami una foto autografata della maschera del demonio. And I didn't send it. And I feel bad that I didn't send it. I don't know why. E non gliel'ho mai mandata e mi sento un po' in colpa di non avergliela mandata, non so perché. Domande? Allora, se tu avessi chiesto a Corman di dirigere un film, sì. Che film avresti voluto fare? Madia. Sì. Tipo cosa? Madia, perché era l'ultimo film di agonia e passioni. L'ultimo film dell'amore così possessato come un non lo so un
consumato di questa ossessione di questo uomo, un Madia che fa l'ultimo cosa tragico, terribile, ferito, massimo incredibile, è di ammazzare i suoi figli. Questa è una cosa proprio beyond. Sì. Quindi la Medea, perché era una cosa che era, andava al di là. Ci sono altre domande? Qualcuno? Everyone's very shy. Se no, sì, facciamo che l'ultima, perché poi lasciamo andare sì, al signore. Sì. Parlando appunto di Medea, mi chiedevo cosa ne pensassi invece del film di Pasolini, appunto sulla Medea. Yes, yes. Well, that was a very good, wonderful yes. film. Thanks. Yes. Love Pasolini. Un bellissimo film, amavo Pasolini. Bene, allora applaudiamo e ringraziamo Barbara Steele. Thank you.